Siete su Radio Bandiera Nera per questo appuntamento speciale di oggi. Entriamo subito nel vivo della puntata perché con l'appuntamento odierno Radio Bandiera Nera vuol tributare un doveroso omaggio ai 50 anni di attività di Milizia Editoriale delle edizioni di Arra. Una casa editrice, quella delle Arra, che come tutti gli ascoltatori di RBN sapranno, lancia la propria sfida politico-culturale a partire dal lontano 1963, dalla città di Padova, in un clima ancora da guerra civile che rendeva quantomeno ardito avviare la pubblicazione di autori o testi riconducibili ad un'area politica radicale che riduttivamente era considerata e definita di estrema destra. La battaglia portata avanti da Franco Giorgio Freda, fondatore e animatore della casa editrice e da tutto il gruppo di Arra, il sodalizio collegato alla casa editrice, è una battaglia condotta a suon di temi, libri e autori letteralmente demonizzati dalla classe dirigente dell'apparato culturale democratico di allora. Con i testi di scrittori pubblicati, in alcuni casi poco noti all'interno dello stesso ambiente della destra radicale, e penso per fare solo un esempio alla figura di Codreanu, le edizioni di Ar cominciano da quel 1963 ad attaccare le fondamenta stesse della visione del mondo imperante dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e iniziano a confutare le letture storiche delle vicende politiche del Novecento fornite dai vincitori del conflitto. L'atmosfera che si respira dalle pagine date alle stampe dall'edizione di Ar non è però quella asfissiante di un vano nostalgismo reazionario e in questo sta una delle principali caratteristiche e novità dell'opera editoriale delle Ar che sulla scia tra gli altri degli esponenti della rivoluzione conservatrice si pongono al di là dell'improduttivo scontro tra radicalismo di destra e di sinistra. Gli autori e gli scritti pubblicati infatti non si esauriscono nella celebrazione di personaggi o regimi del passato, ma forniscono ai giovani di allora e poi anche a quelli delle generazioni successive la possibilità di confrontarsi, o meglio, ritrovarsi e riconoscersi in una visione del mondo aristocratica che rigetta tanto il materialismo capitalista che quello marxista e che dal punto di vista spirituale contesta il cristianesimo riproponendo la tradizione solare dei classici, spregiativamente definiti pagani dai seguaci di Gesù. Con le opere pubblicate, le edizioni di Ar evocano una visione del mondo eroica, che si respirerà per esempio dalle pagine degli scritti di Degrelle come da quelli di Mishima, una visione del mondo che si unisce ad una concezione ascetica della politica, come emergerà, per fare solo un altro esempio, dai testi dedicati alla vicenda della Guardia di Ferro rumena. Il catalogo che si va formando negli anni a partire da quel 9 dicembre 1963 sarà dunque da ripetitore ad una contestazione totale e radicale del mondo moderno che si indirizzerà con la pubblicazione della disintegrazione del sistema dello stesso Freda e con la sua ripresa, quindi del comunismo di stampo platonico, contro l'infezione borghese, individuata proprio come fondamento della decadenza europea. È chiaramente impensabile nel breve tempo a nostra disposizione raccontare adeguatamente la storia delle edizioni di Ar o anche semplicemente illustrare tutti i testi e gli autori pubblicati nel corso di questi 50 anni di Milizia Editoriale ed in verità ci pare anche inopportuno alla luce di quella consonanza che deve condurre il lettore a scoprire nel catalogo delle edizioni di Ar i libri a lui più affini. Ci è sembrato invece più appropriato per ricordare l'anniversario di questa casa editrice che, totalmente estranea alle logiche di mercato, combatte senza fretta ma senza tregua da 50 anni la propria battaglia in nome della tradizione, dar voce a coloro che questa sfida hanno da sempre animato. È con estremo piacere quindi che abbiamo la possibilità di parlare delle edizioni di Arre, di questa ricorrenza, con il suo fondatore Franco Giorgio Freda. Buonasera editore, grazie di essere qui su RBN. Buonasera signora, io ringrazio lei. Allora, veniamo subito alla casa editrice. Le edizioni di Ar vengono fondate, come dicevo, nel 1963. La sua voce, che prima ho sentito nitida e chiara, ora mi giunge sincopata.
Mi sente adesso? Ecco, adesso io la sento bene, in Ok, questo momento sì. benissimo. Benissimo. Allora, veniamo subito alla casa editrice. No, io non le risponderò se lei non farà ammenda per aver detto ok. Questo è Ok. colonialismo culturale. No, Va no, io bene. sono intransigente in poche cose ormai. Ammenda. Sull'ok è meglio Va bene. cacciare, per non prenderci troppo sul serio. Prego. Veniamo subito alla casa editrice. Le edizioni di AR vengono fondate, come ricordavo, nel 1963, iniziando la pubblicazione e il recupero di una serie di autori, diciamo, maledetti e di testi che all'epoca non erano mai stati pubblicati in Italia o che comunque erano stati messi all'indice nel secondo dopoguerra dall'establishment politico, culturale, democratico e comunista del nostro paese. I testi e gli autori pubblicati, come preannunciato dal nome stesso della casa editrice, cominciano da allora a veicolare una visione del mondo aristocratica e dunque antiborghese, antiegualitaria, antimaterialista. Tenendo conto della condanna di questa visione del mondo e della parte politica che se ne faceva portatrice nell'Italia degli anni 60, qual era all'epoca della sua fondazione l'obiettivo a cui si puntava con l'avvio di questa sfida editoriale al sistema, lo spirito che l'animava e qual era il lettore cui idealmente erano rivolti i testi mandati in stampa dall'edizione di AR? Posso dire che allora non esisteva ancora un lettore, lo si doveva appunto formare attraverso i testi, testi che intendevano disegnare le coordinate di un mondo completamente altro rispetto all'Italietta del boom economico, tutta lavatrici, lambrette e perbenismo di facciata. Mi permetto di tentare di rettificare l'aggettivo aristocratica che lei ha impiegato. Chiamarla visione del mondo aristocratica, anzi, mi sembra un po' presuntuoso, almeno da parte mia. Più immune da possibili fraintendimenti sarebbe opportuno definirla dorica. D'altronde, il radicale AR intorno a cui si imperniano le edizioni rimanda al vocabolo da spartiati, arete, che comprende tra i suoi significati anche la forza marziale, che il mondo classico sapeva rispettare, considerare e raccomandare tra i suoi precetti etici. Quindi l'aspirazione delle edizioni di AR delle origini era, in un certo senso, di richiamare attraverso letture in ordine i cardini di un'etica arcaica, fondata sulla lealtà. Nicolás Gómez Dávila definisce la lealtà la musica più nobile della terra. Mi viene in mente che qualcuno ha definito la lealtà e la fedeltà una specie di virtù canina recentemente, ma cane è un po' una degenerazione del lupo. Posso anche aggiungere, senza fare il nome di costui, che assieme alla lealtà la generosità. E aggiungere che l'empito politico in fondo è un'effusione di generosità. E poi richiamare, questa era l'aspirazione fondamentale attraverso queste letture in ordine, il coraggio. E vorrei ripetere, coraggio e coraggio, proprio per riportare quelle intenzioni originarie all'oggi. Oggi se c'è una latitanza che inquina tutto il paesaggio che abbiamo di fronte, è proprio quella del coraggio, la latitanza del coraggio. Segni di intelligenza ancora ci sono a tratti in giro, ma nessuna intelligenza che si metta al servizio del coraggio. Credo di aver in un certo senso risposto. In questi 50 anni di milizia editoriale, la casa editrice e il suo fondatore sono stati spesso fatti oggetto delle attenzioni, diciamo così, del sistema democratico, anche con condanne per reati ideologici arrivati dopo veri e propri processi alle idee. Malgrado ciò e nonostante la reclusione cui lei è stato costretto, l'attività delle edizioni di AR è proseguita e anzi la casa editrice ha visto negli anni ampliare notevolmente il proprio catalogo, le collane e i propri lettori.
Perché questa perseveranza e cosa garantisce questa longevità, malgrado l'estraneità delle edizioni di Arra alle logiche commerciali? Lei ha impiegato una parola molto significativa nel mio vocabolario, anche personale, perseveranza. La perseveranza dipende dalla volontà. Se vogliamo essere giudicati, uso il termine giudicati in modo particolare, tra virgolette, se vogliamo essere giudicati dalle idee, dobbiamo tentare, almeno attraverso il nostro operato, attraverso un operato decente, di conformarci alle idee. La volontà riflette il senso che diamo alla nostra libertà, che è poi, e qui il cerchio si chiude, libertà di conformarci a quelle idee in cui diciamo di riconoscerci. Che cosa ha garantito la longevità dell'intrapresa delle lezioni di Ara? Appunto la volontà di perseverare sotto il profilo soggettivo, e questo riguarda soltanto me, ma soprattutto la fortuna degli dèi, sotto quello oggettivo, potremmo dire. Oggi, a 50 anni di distanza dalle prime pubblicazioni, nonostante la costante demonizzazione di cui sono state fatte oggetto le edizioni di AR, molti titoli del catalogo vengono spesso recensiti in periodici a tiratura nazionale e attraggono l'attenzione anche di un pubblico non necessariamente appartenente all'area politica radicale. A cosa si deve, a suo avviso, questo interesse o avvicinamento, se così possiamo dire, dell'apparato culturale del sistema democratico nei confronti delle edizioni di Arra? È forse cambiata la tipologia in questi 50 anni di storia editoriale del lettore delle edizioni di Arra? Da parte di molti l'accostamento è suscitato da curiosità intellettuale e anche da una sorta di esasperazione che deriva dalla monotonia della cultura attuale, un'intelligenza che viene sistematicamente amputata dalle mille remore morali, a volte ha un bisogno fisiologico di fare il gran rifiuto e di andare a respirare un'altra aria. A volte, appunto, l'aria delle steppe del barone von Ungern, o quella che respirarono i nostri avi indoeuropei o il samurai nipponico. E infatti il desiderio di perfezione non è che si faccia sempre circoscrivere dall'opportunismo, né dalle mode. Secondo, andiamo un attimo a parlare ora di quello che è il catalogo delle edizioni di Arra. Allora, dai misteri di El, io adesso citerò alcuni, soltanto alcuni dei titoli, diciamo, pubblicati in questi 50 anni. Dai misteri di Eleusi alla Cosacca del barone von Ungern, dalla dottrinaria di Lotte Vittoria al Campo dei Santi, dai dei sul destino del mondo ai creatori di moneta. Dalla soluzione finale al recentissimo I Vibelunghi, da Bushido all'ultimo uscito Alimenti e Omeopatia. Nel catalogo delle AR troviamo titoli che spaziano dalla storia alla filosofia, dall'economia al romanzo erotico, ci sono collane dedicate alla tradizione giapponese, alla questione ebraica e all'alchimia. Come sono stati scelti nel corso degli anni i titoli da pubblicare e ripubblicare? Sono stati scelti obbedendo al gusto. Naturalmente il gusto obbedisce a propria volta alla fisionomia dell'anima di chi esercita il gusto, ma dovrebbe soprattutto obbedire alla fisionomia di quelle idee cui l'anima individuale ritiene di tendere. Vorrei aggiungere che la E di idee impone l'accento grave a tutti, non a me soltanto. Invece noto che c'è questa costante di dizione. Tutti dicono idee, no, idee, con l'accento grave, non con l'accento acuto. Non è una questione, lei comprenderà senz'altro, di pedante dizione. Allora, ciò che, e qui veniamo invece a parlare di un altro aspetto che contraddistingue l'operato delle edizioni di AR, ciò che ha sempre contraddistinto i testi pubblicati dalla casa editrice è un'attenzione quasi fanatica, mi passi il termine, non solo per la scelta dei testi da pubblicare,
pubblicare, ma anche per la forma delle opere date alle stampe, con edizioni curate fin nei minimi dettagli. Si pensi per esempio all'assenza quasi totale di refusi e persino alla qualità della carta usata per le stampe, ma anche sotto un altro profilo più importante sicuramente all'accuratezza filologica dei testi, penso per esempio alle traduzioni proposte delle opere di Nietzsche. Da cosa origina tanta dedizione? Forse un modo per garantire un adeguato involucro ad un'idea del mondo che viene considerata sacra? Io la ringrazio per questo riconoscimento, che d'altronde conferma come lei si sia accorta di questa cura. Il fatto di accorgersene dimostra che lei la considera, la apprezza, quindi che anche lei è amante del bello. Come vede, signora, lei si è già data da sola la risposta. E la mia risposta vale per quello che vale da conferma della sua, e quindi la vale come un riconoscimento da parte mia. E prima dimenticavo perché quando noi strutturiamo un'intervista a quattro orecchi anziché a quattro occhi, prima nel momento in cui io avevo già terminato la risposta, mi era affiorata alla mente una specie di appendice. Da giovane riflettevo molto su un'espressione di Julius Evola in un suo scritto apparso su il regime fascista, mi pare. Evola diceva giustamente: gli uomini invocano la realtà e sostengono che le idee vanno giudicate secondo i canoni della realtà. È vero invece l'inverso, è la realtà che va giudicata dalle idee delle idee, non le idee della realtà. E gli uomini dimostrano con questo, in questa insolenza di inversione nel rapporto idee-realtà, dimostrano proprio la propria impotenza e basta. Volevo aggiungere questo alla precedente sua domanda, credo che possa innestarsi. Ringrazio. Io vorrei continuare a parlare sempre del catalogo e dei testi pubblicati dalla ARRA e diciamo farle una domanda riguardo al libro che a suo avviso è più importante all'interno, se così possiamo dire chiaramente, all'interno del catalogo delle edizioni di ARRA. O comunque, a suo avviso, qual è il libro che consiglierebbe sopra ogni altro tra quelli che il catalogo delle edizioni di ARRA ha dato alle stampe ai fini di un'adeguata formazione umana e politica? Le esprimo succintamente il mio punto di vista, non c'è un libro più importante nel catalogo delle edizioni di ARRA, ci sono invece dei libri importanti, perché una volta che uno abbia chiara la propria inclinazione, questi libri lo portano, dovrebbero portarlo ad affermarla e a confermarla. E quanto ai consigli, io consiglierei più di un libro, per esempio l'Anticristiano, perché è un libro che insegna il coraggio di uscire dalla ristrettezza del pensiero dogmatico, in genere tutti i volumi nietzschiani della collezione Alter Ego. Ricordo che hanno il testo tedesco a fronte, quindi con l'occhio sinistro uno, se vuole imparare il magnifico tedesco di Nietzsche, può seguire il testo originario, e con l'occhio destro, leggere la versione italiana e poi alla fine interrogare l'autore e porgli delle domande. E poi un altro testo è Bushido, per conoscere una declinazione pratica della stessa liberazione. E poi anche Pensieri antimoderni di Nicolás Gómez Dávila. Questo è un ritroso pensatore colombiano che può, a mio giudizio, considerarsi il massimo filosofo del Novecento. Nietzsche ha scritto nell'Ottocento. E poi Scusi per andare da Dio, che è un testo per chi tiene famiglia e desidera che i propri figli crescano con un'anima limpida. E in fondo In Excelsis di Rerich, per coltivare l'amore del lontano che dovrebbe essere una vocazione per noi.
Andiamo adesso alle origini della casa editrice. Uno dei primi titoli pubblicati negli anni 60 e ridato alle stampe negli ultimi anni è stato il saggio sull'ineguaglianza delle razze umane di De Gobineau. Fin da quel primo libro, la casa editrice, con i testi e gli autori pubblicati, penso poi anche tra gli altri, ad Elogio delle differenze di Damiano, si è fatta foriera di una visione del mondo in cui anche la tutela della propria stirpe, della propria civiltà, ha un ruolo centrale per contrastare le rovine e il caos del mondo moderno. Oggi, con i vaneggiamenti sullo Ius Soli, quella che solo pochi anni fa era stata considerata da alcuni come una battaglia di retroguardie, cioè la lotta al fenomeno migratorio e allo sradicamento dei popoli, pare diventare il principale terreno di scontro su cui si decide il nostro futuro e soprattutto quello dei nostri figli. In questo contesto, in una realtà attuale devastata dalla propaganda mondialista, possono i libri, e nello specifico i libri delle edizioni di AR, divenire mattoni per ricostruire una identità sfigurata dall'inflazione borghese e anche una realtà socio-economica devastata da politicanti asserviti al potere finanziario internazionale? Cioè, a suo avviso, considerata la situazione umana e politica del nostro paese e dell'Europa in genere, la funzione che potranno svolgere le edizioni di AR in un futuro caotico che è già fin troppo presente, sarà quella di testimoniare un mondo ormai perduto, potrà piuttosto essere ancora quella di fortificare gli spiriti di chi continuerà a impegnarsi per la riaffermazione storica di una determinata visione del mondo. Mi sembra il quesito più difficile, più complesso di quelli che lei finora mi ha posto. Ormai noi siamo costretti a rimandare al dominio intellettuale la considerazione di quello che dovrebbe essere semplicemente tout court, un istinto, un orgoglio fisiologico, un rispetto immediato e naturale per le ragioni della forma, quindi della nostra forma. Per parlarne in termini concreti e non astratti, anche questa potrebbe essere una prova della decadenza. Lei però, signora, mi parla di fortificare gli spiriti. Il mio occhio e la mia mano di corruttore di bozze non hanno l'ardire di giungere allo spirito con la S alta, con la S maiuscola. Cioè, almeno se intendiamo questa, la nozione di spirito in senso proprio. Non soltanto in senso suggestivo, vago, curvilineo, ordinario, triviale, purtroppo. Cioè il mio occhio, la mia mano, mi accontento di contribuire a disintossicare e quindi a fortificare, come lei dice, i cervelli. Mi limito a questo, se si può parlare di limitazione. Non so darle altre risposte, sincera. Sempre parlando di futuro, può darci invece qualche anticipazione su quelli che saranno i progetti editoriali a venire delle edizioni di AR? Tra qualche giorno dovrei ricevere dallo stampatore il testo di Leon Kochnitsky, un segretario di D'Annunzio, diciamo, Sì. succintamente a Fiume. È stato un po' casuale, ammesso che esista il caso, la scoperta di questo libro. Stavo compiendo una ricerca su Alberto Lucchini. Alberto Lucchini era un sodale di Lussevola e nel 1938, mi pare in quella data, venne nominato capo dell'ufficio propaganda del Ministero, dell'ufficio Razza del Ministero della Cultura Popolare. E nel 1920, definito da Leon Kochnitsky, suo carissimo amico, aveva tradotto quest'opera in modo magistrale, aggiungo. L'opera originaria era Le Bal des Ardents, il ballo degli ardenti, ma adesso è inutile che dia delle indicazioni su quello che era in origine il cosiddetto ballo, i ballerini che si muovevano roteando nelle fiamme, un episodio storico della fine del 300 in Francia.
Alberto Lucchini aveva cambiato il titolo nella sua magnifica traduzione pubblicata allora da Zanichelli, La quinta stagione o i centauri di fiume. E noi abbiamo cambiato a nostra volta il titolo impiegando una massima di D'Annunzio. Vivere ardendo e non bruciarsi mai, perché assieme a questo si era sovrapposto, leggendo il testo nella mia memoria, lo scritto di un altro Leon, il Leon nazista, Leon de Grelle, Les âmes qui brûlent, le anime che bruciano. Questo Leon Kochanowski è una persona indubbiamente assai acuta, assai raffinata, ebreo di famiglia polacca, nato in Belgio, anche lui come l'altro Leon, che amava i popoli oppressi e quindi anche il popolo fiumano. Era un'anima in perpetua pena di amore, di adorazione e di venerazione, questo Kochanowski. Credo che in questo anniversario della nascita di D'Annunzio sia opportuno ricordare l'esperienza fiumana, l'esperienza notturna, ma il nero, diceva Goethe, implica tutti i colori e quindi è una specie di, anche se non si è d'accordo su una particolare sfumatura di nero, si può pensare che questa sfumatura evochi o si sviluppi in altre sfumature, in altri colori, anche nel colore di porpora. Voi perché vi chiamate bandiera nera? Per i pirati, spero, vero? Per i corsari. Anche per Anche, dire. c'è un'evocazione a una certa, a un cromatismo ideologico, storico-ideologico, sì o no? Sì. Comunque c'è il teschio, vero? No, sulla Ah, nostra non c'è il sulla teschio no. sulla vostra bandiera, ho capito. Lei non si farà avvolgere come Cleopatra, insomma, della bandiera, no? No, non per Del ora. teschio, ho capito. Però, Allora, comunque. alla fine di questo nostro incontro radiofonico, malgrado i lettori delle edizioni di AR conoscano il suo cammino politico e culturale, dunque il suo concentrarsi negli anni sull'attività editoriale, molti di coloro che contestano la degenerazione politica attuale vorrebbero chiedere a Franco Giorgio Freda indicazioni anche sulla prassi quotidiana. Cosa fare oggi per combattere la decadenza proprio in tutte le sue forme? C'è a suo avviso la possibilità che i popoli europei riprendano in mano il loro destino? Da dove si dovrebbe partire per tentare questa impresa? Lei ha voluto tenere per la fine questa domanda ancora più complessa della precedente. Del destino storico dell'Europa, di recente ci sono occupati in modo brillante due nostri collaboratori, Giovanni Damiano e Francesco Ingravalle, attraverso uno scambio di opinioni che sono state ospitate nella nostra rubrica Cultura del sito delle edizioni di Ar. Per parte mia aggiungo una succinta postilla. La politica, a mio avviso, si nutre soprattutto di volontà. Nel momento in cui i popoli europei volessero davvero uscire dal loro limbo, troverebbero senz'altro il modo di farlo. Quindi il problema che occorre porsi è come risvegliare negli animi la volontà. Come far sgusciare fuori la volontà dal reticolo di sofismi, di cautele necessarie, di viltà in cui la volontà è stata imprigionata negli ultimi decenni. In questa ottica è data la situazione disastrosa in cui versa un ambito di cui occuparci con urgenza, sarebbe proprio la scuola. I programmi scolastici hanno una urgenza spaventosa di essere riformati e rigenerati. Solo così si potrà volere un domani, del domani meno snervato, meno fiacco e passivo. Una delle prossime pubblicazioni di Ar sarà, non a caso, La città del sole di Tommaso Campanella, nell'edizione a cura di Piero Divona e di Cristina Goccia.
Non le dico altro. Allora, arrivati a questo punto mi pare veramente tutto, quindi editore, noi di RBN nel salutarla la ringraziamo per il suo prezioso E io contributo. ricambio i suoi saluti, siamo entrambi ospiti, no? Sì. Ospitanti e ospitati. Per la sua partecipazione a questa puntata, che ricordo è dedicata ai 50 anni di attività delle edizioni di AR, grazie e Grazie a a lei, risentirla. a risentirci. Grazie. Arrivederci. Direi che non c'è proprio nient'altro da aggiungere allo speciale di oggi, quindi non mi resta che salutare tutti gli ascoltatori dando appuntamento alla prossima. Voi come sempre restate su RBN.